Un saluto e bentornati a tutti i nostri amici ascoltatori per le nostre rubriche su medicina e salute. Ora, come sapete, in ognuno dei nostri interventi andiamo un po' ad approfondire argomenti che possono essere più o meno complessi e riguardare tanto bambini quanto adulti, quanto il mondo degli anziani e che hanno sempre l'obiettivo di migliorare il nostro livello di conoscenza e quindi poi di riflesso migliorare la gestione della nostra vita dal punto di vista della salute, che per forza migliorerà la salute stessa. Oggi siamo nel campo dell'età evolutiva e affronteremo un argomento che è molto importante, cioè l'importanza dell'attività motoria appunto nella crescita, nelle fasi di crescita di un individuo. Ovviamente ne parleremo con un'esperta sul tema, perché è venuta a trovarmi una professoressa di metodi e didattiche delle attività motorie. Quindi ve la presento subito, e a fianco a me la professoressa Maria Chiara Gallotta. Benvenuta. Grazie, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a lei di averlo accettato. Allora, sembra sempre un argomento un po' banale, no? I bambini si devono muovere, eccetera, eccetera. Però scopriremo in questo intervento quanto questo è importante per, anzitutto, un buono sviluppo proprio fisico dell'individuo, per uno sviluppo anche psichico, cognitivo, perché il movimento, il Assolutamente. coordinamento, ma anche l'impegno nello sport, nella disciplina, sono aspetti importanti anche dal punto di vista proprio di crescita e di carattere, ma scopriremo anche, questo è un aspetto molto importante, che possono avere un alto valore preventivo nell'insorgere di problematiche legate ad età un po' più avanti, no? E non solo. E non solo. Però le lascio la parola perché la parte dell'introduzione, ovviamente, sua è la competenza sull'argomento. A oggi si parla tanto di attività motoria e dell'importanza che l'attività motoria riveste per lo sviluppo globale del bambino, ma perché effettivamente abbia questo ruolo deve essere svolta in maniera adeguata. E quando parlo di maniera adeguata intendo sia come modalità adeguata che come quantità adeguata. Purtroppo a oggi i nostri bambini sono troppo poco attivi, si muovono troppo poco e questo sta causando tutta una serie di problematiche di salute, per esempio, quindi stanno comparendo oggi all'interno dell'età evolutiva no numerose problematiche cardiovascolari, oltre che il diabete, che prima erano, diciamo, patologie che caratterizzavano l'età anziana o comunque l'età adulta, che non comparivano durante l'età evolutiva, ma che adesso stanno comunque interessando anche i bambini. Esatto, o il, adesso banale dire, sembra detto male, però banalmente anche l'obesità è una E problematica che... soprattutto l'obesità. A oggi leggevo proprio in questi giorni che l'Italia diciamo, occupa il quarto posto in Europa con la più alta percentuale di bambini sovrappeso e obesi. Non è un bel Con record no, questo. assolutamente no, No, direi di no, anche non è un bel l'Italia piazzamento, invece è come famosa dire. per la sua buona cucina, è forse troppa. Sì, forse diciamo, la combinazione tra diciamo, scorrette abitudini alimentari e un non adeguato livello di attività fisica porta a oggi a questo quadro, insieme a un utilizzo spropositato, direi, di diciamo, tutto quello che ne so, l'utilizzo del computer piuttosto che del cellulare, della PlayStation, quindi Elementi che tendono a fermarti esatto, che naturalmente, no? rendono inattiva la giornata di un bambino o Certo. di un ragazzo, per cui oltre a bassi livelli di attività fisica e a scorrette abitudini alimentari, abbiamo diciamo, numerose attività che rendono ulteriormente sedentaria la giornata di un Finché bambino o di c'era un solo il ragazzo. pallone, toccava andare fuori a giocare. Adesso Esattamente. invece si può tranquillamente stare davanti a un videogioco tutto il pomeriggio. Esatto, È quindi il questo, sì. problema è duplice: poca attività fisica e troppe attività sedentarie legate soprattutto all'utilizzo dei media. Esattamente, perché l'attività fisica giusta quanto sarebbe? Allora, l'attività fisica giusta, secondo le ultime raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbe essere una media di almeno un'ora al giorno tutti i giorni. Ok, quindi se un ragazzino fa sport 3 volte a settimana,
Non è sufficiente. Non è sufficiente. No. Ok, e dovrebbe, questa già è una cosa non utile è sufficiente, da sapere. Esatto, perché per ottenere i benefici che l'attività fisica porta per la salute, e ripeto, investe tutte le componenti della salute, dalla salute cardiovascolare, quella respiratoria, la salute delle ossa, lo sviluppo motorio, lo sviluppo cognitivo, è necessario ed è importante che i bambini facciano almeno un'ora di attività fisica al giorno tutti i giorni. Tutti i giorni. Quindi alle tre, diciamo, ore d'attività sportiva, se un bambino pratica uno sport, comunque dovrebbe affiancare ulteriori attività che non devono essere necessariamente delle attività strutturate, quindi sportive, ma giocare, correre, andare al parco, andare a scuola a piedi o in bicicletta, quindi a fare la spesa con mamma, esatto, a piedi, rendere certo attiva quanto più possibile la giornata, per poter totalizzare questa ora giornaliera. Ok, quindi allora l'attività motoria è un contenitore più vasto di quello che è lo sport che ci si inserisce dentro. Sì, nell'ambito di questo, diciamo, totale complessivo, lo sport ne rappresenta una parte. Quindi non esiste un sabato e domenica, tutti i giorni è un'ora al giorno di movimento. Assolutamente sì. Tutti i giorni di tutta la settimana. Quali sono, abbiamo detto, le problematiche principali che l'assenza di movimento può provocare con effetti a lungo termine? Perché sicuramente l'obesità la vediamo e quindi ce ne interessiamo, ma quello che non vediamo è la parte più insidiosa, anche perché non è che un genitore vuole un male di un figlio, non se ne cura, ma dove non sa, ecco che può lasciare andare un comportamento che poi sul lungo periodo invece crea un problema. Allora, il problema a lungo termine è che un bambino sedentario verosimilmente sarà un adulto sedentario, e quindi poi tutte le problematiche annesse e connesse alla sedentarietà nell'arco di tutta la vita. Quello che poi, diciamo, viene a mancare durante l'età evolutiva, e che quindi poi condizionerà tutto quello, diciamo, che succederà nell'età future, è che mancati livelli, cioè sufficienti livelli di attività fisica durante l'età evolutiva determinano un mancato sviluppo motorio e corporeo. Questo che cosa significa? Quindi anche il bel fisico può rischiare di venire a mancare perché non ho aperto i polmoni, si diceva quando no, ero piccola. Allora non è quello. Allora, il bambino non riesce a costruire il proprio schema corporeo, cioè la propria consapevolezza di sé. Quindi okay, non è in grado di, cioè noi nell'arco del tempo parlo per almeno i primi 12 anni della nostra vita, costruiamo la nostra consapevolezza corporea, la nostra, diciamo, la rappresentazione mentale di come siamo fatti, tutte le nostre parti del corpo, come si chiamano, come si articolano tra di loro, come si muovono nello spazio, e ovviamente questa competenza corporea poi ci aiuta nel movimento, no? Perché sappiamo, certo, come siamo fatti, sappiamo come il nostro corpo è fatto e quindi lo usiamo in maniera adeguata. Chiaro. Ovviamente questa competenza il bambino la costruisce muovendosi, quindi sperimenta le varie parti del corpo, come è fatto, cioè quindi tanto più si muove, tanto più acquisisce consapevolezza corporea. Certo. Non muovendosi non acquisisce questa consapevolezza, e non acquisendo questa consapevolezza va a utilizzare sempre meno il proprio corpo, e certo, quindi si muove sempre meno. Perché per come cui fosse se viene un ostacolo. Cioè si crea un circolo vizioso, certo, per cui non mi muovo, non costruisco la mia consapevolezza corporea, il mio schema corporeo, quindi non so usare il mio corpo, mi muovo sempre meno. Certo, beh, un processo logico. E non sarebbe utile insegnarlo questo anche proprio a quelli che sono le figure che poi insegnano ai bambini? Non può essere uno strumento? Deve essere uno strumento. Io al momento insegno il corso di scienze della formazione primaria presso Sapienza Università di Roma, e proprio alle insegnanti, alle maestre, che sto cercando di insegnare questo, cioè di utilizzare il movimento come uno strumento proprio di conoscenza per il bambino, uno strumento che le maestre dovrebbero utilizzare proprio come uno strumento didattico di formazione per il bambino stesso, in modo tale da far sì che
Anche grazie all'intervento delle maestre, perché di fatto i nostri bambini passano tante ore a scuola, certo. Quindi in compagnia delle maestre riescano a comprendere qual è l'importanza del movimento proprio come elemento che deve far parte delle loro abitudini di vita, quindi come proprio una parte, come mangiare, come dormire, così muoversi. Molto chiaro, molto chiaro. E anche proprio un corso di laurea si sta strutturando, c'è un'idea perché questo diventi proprio una parte della metodica che poi viene utilizzata. Sì, stiamo cercando di far partire un corso in scienze tecniche delle attività motorie a curvatura biomedica e alcuni corsi all'interno di questo corso di laurea si occuperanno proprio di questo e tutto quello soprattutto che poi è la parte legata agli stili di vita sani e salutari per l'età evolutiva. Perché imparare un buono stile di vita è poi quello che ti porti dietro per tutto il resto della vita. Assolutamente, le buone abitudini e prassi che noi acquisiamo da bambini, verosimilmente poi ce le portiamo avanti nell'arco di tutta la nostra vita. Quindi è una proposta che la Sapienza sta facendo, stiamo in corso d'approvazione e speriamo di avere l'ok definitivo. Potrebbe essere un'evoluzione proprio di sistema didattico. Un'evoluzione che, insomma, se tutto va bene, con il prossimo anno accademico dovremmo partire. Dare il via ai lavori. Molto interessante, perché è molto bello è quando anche una si crede così tanto in una cosa da voler cambiare le regole del gioco. Sì, io ci ho sempre creduto, ci credo tanto. Lo predico con le maestre con le quali lavoro, faccio in modo che i miei figli lo mettano in pratica, perché appunto è una cosa alla quale ho sempre creduto, ci tengo particolarmente e conosco il valore profondo che il movimento ha. Il valore profondo che il movimento ha sempre e in particolar modo durante l'età evolutiva, essendo quello il mio campo. Certo, e facciamo oltre ai migliori auguri anche tanti complimenti per questa iniziativa. Grazie. Allora, la professoressa Gallotta la troviamo a Piazzale Aldo Moro 5, Roma, al Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia Vittorio Erspamer. La troviamo su Facebook Sapienza Sport, un sito web.uniroma1.it Sapienza Sport, anche Instagram Sapienza Sport, o possiamo mandarle una mail a mariachiara.gallotta@uniroma1.it in modo da poterle anche chiedere consiglio, perché alle volte noi genitori non è che siamo cattivi, è che non sappiamo a chi chiedere e quindi finisce. A vostra disposizione. Esatto. Di nuovo un grazie a voi, alla professoressa Gallotta. Salutiamo insieme tutti i nostri ascoltatori, con cui noi ci vedremo al prossimo approfondimento.